la squadra mobile di Rovigo, a seguito di due perquisizioni con l'ausilio dell'unità cinofila di Bagro, ha arrestato in flagranza due cittadini albanesi per traffico di sostanze stupefacenti. Nello specifico, in riferimento questa alla sostanza stupefacente, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 7 kg di marijuana, poco meno di 3 kg di metanfetamina e circa 3 etti di cocaina. Quindi andando per gradi, l'attività inizia ieri mattina e prende le mosse da un ordine di carcerazione definitivo emesso nei confronti di Bekshoo Berkis, vedete in questa cosa. Si tratta ovviamente, l'ordine di carcerazione intanto è stato emesso per una rapina perpetrata nel 2012 e prevede una condanna definitiva di 2 anni. Era un soggetto però monitorato da questa squadra mobile. Sicché abbiamo organizzato un servizio con l'unità cinofila al fine di verificare se i nostri sospetti circa il suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti fossero più o meno fondati. Effettivamente i cani ieri non ci hanno messo tanto a individuare quello che in gergo viene definito un bosco, individuando appunto i 7 kg di marijuana che vede dalla nostra. Questo è un primo capitolo della storia. Ora se ne apre un altro che riguarda l'altro soggetto del quale poi vi dirò le generalità, non totali però. Sostanzialmente sempre l'unità cinofila individua all'interno dello spazio condominiale comune circa un etto di cocaina. Ovviamente gli operatori iniziano a cercare di capire quale potesse essere la paternità della droga. E sentono diversi soggetti. Sicuramente l'intuito, questo puro dell'investigatore, va a ricadere su una figura specifica, l'altro soggetto albanese. Sicché si decide di eseguire una perquisizione domiciliare anche nei suoi confronti. E passiamo all'altra parte del tavolo, dove vedete quello che può essere definito un vero e proprio laboratorio di stoccaggio, confezionamento di metanfetamina. Qua abbiamo appunto la pressa e tutte le strumentazioni utilizzate per comprimere la sostanza che poi andrà nel mercato, possiamo dire, all'ingrosso e successivamente al dettaglio. Quindi qua ci sono panetti che ovviamente vengono destinati all'ingrosso e poi successivamente da altri soggetti venduti al dettaglio. Sono stati sequestrati inoltre per quanto riguarda il Bekshoo circa 7.000 euro in contanti. Per quanto riguarda l'altro cittadino albanese circa 1.000 euro. Intanto Sandro, se vuoi aggiungere qualcosa per quanto riguarda nello specifico anche il ritrovamento concludo. Queste sono quelle strumentazioni che vengono utilizzate per il sottovuoto. E ce l'aveva sia il Bekshoo sia l'altro soggetto individuale. No, da aggiungere che abbiamo trovato, oltre alle quasi 3 kg di metanfetamina, abbiamo trovato circa 84 kg di una sostanza polverosa, che vedete, una parte la vedete in questi sacchi e in questo bidone, sulla cui natura stiamo ancora facendo accertamenti, perché non ha reagito ai nostri narcotest, ma non è detto che sia un'altra sostanza che ancora non è conosciuta. Riteniamo comunque che sia utilizzata per miscelare le metanfetamine, che come vedete sono in resina, in sostanza resinosa, e quindi va lavorata. E quindi potete ben capire che un quantitativo di 84 kg, quanta metanfetamina poteva essere immessa nel mercato rodigino e riteniamo anche non solo rodigino.
in ambito nazionale, forse anche di più. E niente, questa è tutta, come diceva il dottore, tutta l'attrezzatura, vedete, per triturare, per miscelare la sostanza che abbiamo rinvenuto. Ed effettivamente siamo trovati di fronte proprio a un laboratorio di stoccaggio e di preparazione di questa sostanza. E grazie all'intuito che hanno avuto gli operatori della squadra mobile, che in quel momento stavano effettuando la perquisizione a carico del vecchio, e dopo il rinvenimento dell'oltretto di cocaina all'interno dello stesso plesso condominiale. Ecco, quello che non è stato chiarito è che i due soggetti vivevano nello stesso plesso condominiale, però in due appartamenti diversi. E l'intuito che hanno avuto gli operatori della squadra mobile di capire che probabilmente quel soggetto aveva a che fare con il traffico di sostanze stupefacenti e l'irruzione poi all'interno dell'appartamento, ci siamo trovati appunto di fronte a tutta questo materiale, che anche per noi come realtà rodigina è la prima volta che ci capita di queste entità. Ne avevamo già trovati in passato, ma di cose simili, ma non di questa entità, soprattutto gli 84 kg di questa sostanza, di cui ancora non sappiamo. Che non è un odore, cioè c'è un odore forte. Ha un odore molto forte, ha una colorazione beige marrone. Ecco, siamo sicuri che non è calcestruzzo. Abbiamo già incaricato la nostra scientifica per... ma sono analisi che non possono essere fatte immediatamente. Come funziona se una sostanza non è nell'elenco delle droghe, quelle ritenute? Cosa succede? Che non è... Viene analizzata e poi in base al principio attivo, all'eventuale principio attivo, e se viene ritenuta una sostanza... psicotropa, viene poi segnalata al ministero, poi tutto l'iter è responsabile di qualcosa di illecito, anche se non è classificata, giusto la sostanza? Beh, già solo aver trovato le metanfetamine, ma anche quella poi rientra nel caso in cui il laboratorio di analisi troverà delle sostanze che possono essere ritenute psicotrope, poi certo, ovviamente. Guarda, sono due le cose, o sono sostanze di per sé psicotrope, ancora non si accertamenti quelli primari, oppure si tratta di una sostanza utilizzata per tagliare. Sì. E come vedete utilizzavano le mascherine, la cuffietta, quindi significa che erano sostanze veramente sostanze tossiche, potenti da lavorare, quindi... È venuto in un condominio di Rovigo, giusto? Di Boara. Boara Polesine. Ok. Quindi vecchio aveva solo la marijuana. E i soldi. Ma lui era destinatario di una... di un ordine di carcerazione definitivo. Ma 2 anni. Non gli stava aspettando che... cioè sapeva... No, non ci stava. No, non sapeva nulla. Cosa? No, la condanna non l'ha saputa che avrà avuto una condanna. Ma non è detto, vai. Non è detto, non sempre avviene. Quindi lui era destinatario. Lui era destinatario di un ordine di carcerazione definitivo, 2 anni di pena per la vita. Ovviamente noi, che già ce l'avamo sotto controllo e monitoraggio, quando abbiamo visto recapitarci, diciamo, questo ordine di carcerazione, abbiamo deciso di intervenire con il servizio di cui ti ho parlato prima, con l'unità cinofile. Effettivamente. Cioè, non è una prassi comune andare con i cinofili quando eseguiamo un ordine di carcerazione. Quindi la cosa, li siete andati quando? Ieri mattina. Ieri mattina all'alba. Mm-hmm. E lui, la rapina quando l'aveva fatta? Nel 2012. Rapina dove? Oddio, questo non... A Rovigo. Non te lo so dire. A Rovigo? Ma lui c'aveva anche della droga. Lui è coinvolto, anche se non ricordo male, in Pizzo del Diavolo, bravissimo. Sempre del 2012. Operazione Pizzo del Diavolo. 2012 o 2011? 2011.
per capire sostanzialmente. Cioè, scusa, oserei dire forse anche fine 2010. Sì, era appena. Sì, ce l'ho io appena. 2010-2011. Questo principio attivo della metanfetamina è una sorta di resina con una roba collosa? Sì. E loro facevano, e poi quello è un panetto invece già lavorato. Poi quindi viene, no, allora questa è già lavorata, è in polvere, questa invece è resina, okay. È più dura. E questa è resina pure. Quindi quella è tutta da lavorare? Sì. Quella è pura? È pura. Questa è che non produceva lui comunque, quella lì, non è, non si sa, vabbè si capirà da dove arriva, ma insomma non era lì che veniva fatta. Lì veniva lavorata. Lì veniva lavorata. Prodotta e c'erano già delle lavorazioni già in polvere finite, diciamo. Già finite. Ma la polvere poi lui la vendeva a sacchi oppure c'era il dettaglio? Questo non queste si sono particolari, che queste sono particolari, ovviamente, che non sono, cioè, no, però sicuramente dal ritrovamento che vedi qui ti fa capire che questa non è la vendita al dettaglio, che questa è una parte della catena, sì, sì, altissimo. Sicuramente che andrà lì, molto alto, molto alto. E poi successivamente venduta al dettaglio, quindi sì, sì, qua non abbiamo la vendita al dettaglio. Esatto, ragazzi. Sì, sì, no, è fatto, questo volevo dire. Cioè, probabilmente questo al Rovigo non la vedo nemmeno. Può anche darsi. No. Può darsi. Cioè, lo stesso panetto va rilavorato. Sì, questo volevo dire. Sì, passaggio. Non ho pensato che poi da quella pressa facessero delle cose. È il prodotto. Sì, sì, questo volevo. Iniziale che poi va lavorato e quindi, come ho detto prima, gli 84 kg fanno pensare all'entità della droga, che delle metanfetamine che poi e come si va rimesso? L'età, sì. Il cognome Milano, il nome X, l'età del nome del 91. Mentre Becciu è lo spelling 84. Faccio lo spelling, sì, 84 Belluno, M 12 8 84 K Savona Hotel, sì, no. Imola Udine. Il nome è Empoli, sì, Roma, Vicenza, Imola, Savona. Erbis. Quindi lui l'ha fatto alla fine 2012, lo beccano, lo condannano qui a Rovigo. La condanna arriva adesso. Arriva con appella pochi giorni fa. No, è già arriva dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Venezia. Ah, ok, quindi probabilmente è andata in appello. È andata in Cassazione e poi torna di indietro. Ah, e non lo so questo. Comunque va, qualcuno per lui aveva appellato. È divenuta definitiva. 2 anni, giusto? 2 anni, sì. E lui, avendo precedenti, va a farsi in carcere, giustamente. Certo. È l'unico dei vecchio che è rimasto, ce ne sono ancora. Lui a casa stava con i figli, era da solo. Pizzo del Diavolo 2011. Dottore, era da solo? Vecchio. Sì. Con la ragazza. Con la compagna. Con la compagna. E l'altro era solo? Sì. Sì. Ok, quindi a Becciu 7 kg di marijuana, giusto? Più sì, tutta l'attrezzatura, sì, per la pressione. Guarda, l'ho divisa apposta, perché tu considera che tutta questa parte del tavolo è riguarda Becciu. Tutta la parte restante, diciamo, perfetto, del laboratorio riguarda l'altro oggetto. Quindi lui si tratta marijuana e marijuana pressata 7 kg in sì, tutto. Sì. Ok, pacchettata in vario modo. Perfetto. L'altro circa 3 kg di cocaina, di metanfetamina e 1,5 kg di cocaina. 3 kg di metanfetamina. E l'altro etto e mezzo trovato. Scusa, 3 kg di metanfetamina e cocaina. E un netto di cocaina. Poi c'è l'altro etto e mezzo che abbiamo trovato vicino nella pertinenza condominiale, in un sacchettino nascosto. Cioè, chi sarà mai? Vi hanno dato dei tempi sugli esiti, no, più o meno.
e più gli 84 kg della, di roba di questa sostanza che potremmo okay. essere tra gli agenti che si mette lì a, a, a quell'altro soggetto, cosa mettiamo? Materiale per pressare, materiale per sminuzzare, per il pressatura, confezionamento, preparazione della, della metanfetamina, per la lavorazione della, della metanfetamina in, in resina. In resina. Altra cosa, questo qui aveva precedenti, era a Rovigo da tempo, si sa qualcosa dal punto di vista informativo? Per noi cioè, era una che persona, si possa dire ovviamente. Persona sconosciuta. Come precedenti aveva qualche piccolo... Andrea? Aveva qualche precedente? Sì, per furto e ricettazione ci ho sottoposto un fermo. Però per noi era una persona Rovigo, no. totalmente sconosciuta. Ok, ma precedenti di quest'anno oppure precedenti di quest'anno? Non ti so dire se poi è stato condannato. Complimenti. Avevate mai fatto una metanfetamina in città, no? Beh, ma non di queste, sì, qualche io non so se decina di grammi. Non stati mai sequestrati. No, con qualche pasticca, 3 kg di metanfetamina. Ho fatto metanfetamina, sì, ma non di queste. No, no, grammi e comunque sempre in pasticche oppure in cristalli, già prodotto finito. Questo qui invece è proprio da questo è proprio, sì. Ci vuol dire che lui in appartamento aveva un laboratorio. Probabilmente è se non la prima, la seconda catena è la realtà, del livello di prodotti. Di ascolta, nessuno aveva mai segnalato niente che come fare le metanfetamine fare un puffo devastante. Ma lui era registrato. Però il condominio non si presta, diciamo, alle segnalazioni. Era registrato l'anagrafe del precedente oppure stava lì? Andiamo là. No. E ti ha detto da quanto stava lì, si sa da quanto stava qua? No. Lui adesso non parla più. Ovviamente. Adesso sono in carcere. Gli avvocati ci sono, essendo un vecchio c'è la pelina per forza. Bravo. Quello è matematico. L'altro è un avvocato di Bologna. Per questa cosa ha detto quando siete entrati in casa, lui ha tutti i lavoratori. Niente, non sapeva niente. Sì, ci ha provato. No, sì. No, per lui non sapeva niente che era, stava lì. Non posso scendere nei dettagli perché inizia. Sì, sì. Okay. Però lui è disconosciuto, diciamo. Ah, come se lui stesse lì per caso, che non sapesse quello che vuol dire per caso. Sì. Vabbè, logico che loro tentano sempre di negare anche se negano l'evidenza. Era lì per un amico, per conto di un amico. Ah. Dice lui. Le due cose al momento non sono, al momento. Ah. Cioè, questo è il tipico articolo di non conoscersi. È stato, ma no, sì. Non è che li abbiamo messi a confronto, Sono due resistenti separati, se non li parlavo del corso. Prima arresto, secondo arresto. Immediatamente successivo. Ripeto. E voi vedete qui parla. Ripeto, è stato proprio veramente un intuito non indifferente. Sì, perché uno dice di Bekshu, è di Bekshu, è sua, quella è comunque di Bekshu e finisce lì. Sì, bravo. Però non potevi attribuirgliela, perché se nella pertinenza del condominio può essere di tutti. Tant'è che questa tuttora risulta essere dimostrata. Quindi la bravura degli operatori è stata quella di andare a verificare di non fermarsi lì, ecco. E tutto è partito dal letto e mezzo di cocaina. Tutto è partito in realtà dall'operazione e dal monitoraggio che avevamo su Bekshu. Okay. Poi esce letto e mezzo di cocaina nel giardino e poi Bekshu in questo momento aveva delle misure alla sorveglianza speciale. No. Niente. No. In alto no. No. Avevo un'espulsione era e poi un'espulsione. Sì. No. Vabbè, ma figurati cosa questo. Sì, no.
No, ma basta queste mascherine qui per la merda che fai. Queste sono quelle normali anti-smog che possiamo prenderci. Guarda, ti dico, noi eravamo contenti ieri sera. Sì, sì, è vero. Eravamo un po' fuori, fuori. Ieri sono state fatte le perquisizioni? Ieri mattina. Volete? Se volete fare due foto, sì. Se volete fare una mascherina. No, non sanno usare. No, sì. Poi il bidone. No, ma per curiosità. Stiamo ancora cantando. Sette chili di marijuana, tre di metanfetamina, un etto di cocaina e un etto di mezza mezzo di cocaina ancora non attribuito. Più 48, 46. Sì, non è che siano tracce, volevo magari. Ma non si sa che la sia. Sì. Questa è la somma di tutto. Sì. Ci sono altri albanesi che vivono nella parte di qualcuno lì? Mette una mano anche per questo. Guarda anche è una specie di colonna. No, ma non so, no. Ma vedete, non è stupa. Non è un piccolo. Sì, sì, sì. No, un albero. Occhio, occhio, non inalare. Se non ti vuole è quella che devi mollire. Sì, può qua. Ma è giù, grazie. Non si sa, magari è tutta un'altra sostanza. Io sono il figlio dell'anno 90, sono sul classe. Andiamo là. Sono scomparso AI. Che non conosciamo. Reparto verde. È quello che c'è, dopo comune. Non so qua. Se tu arrivi dalla prima del posto.